Ci troviamo a Milano alla Fiera dell'Artigianato con Salvatore Cardire, direttore commerciale di Stellantis Veicoli Commerciali, con il marchio Fiat che partecipa alla fiera in una veste particolare. In che modo? Ci vuoi raccontare perché siete oggi qui a Milano? Certo, la scelta è stata guidata non soltanto dalla grossa importanza che riveste questa fiera non solo per la città di Milano ma per tutto l'artigianato italiano e internazionale, ma soprattutto per il gran numero di espositori. Fiat Professional nasce, è un primo brand che adotta Professional all'interno del nome, quindi un brand di professionisti che qui trova una collocazione tra tanti professionisti. Abbiamo oltre 2500 espositori, tutti bene o male potenziali o già utilizzatori di un veicolo commerciale, un veicolo da lavoro. Fiat Professional è un brand storico, una gamma completa. Oggi qui vediamo due dei nostri veicoli di punta in questo stand interno e poi ne abbiamo un terzo all'esterno. Abbiamo un Doblò, abbiamo uno Scudo, abbiamo un Ducato, e due motorizzazioni elettriche ed una motorizzazione termica. Ecco che quindi cerchiamo un po' di andare incontro a tante esigenze. Qui l'artigianato, la manifattura del legno, l'acciaio, soprattutto anche l'artigianato enogastronomico. E infatti abbiamo deciso di vestire questi nostri veicoli anche un po' a tema, infatti uno dei due è allestito con un rivestimento adatto nella catena del freddo. Possiamo infatti trasportare sia il fresco sia il freddo fino a meno 20 gradi con una volumetria del tutto simile alla volumetria base del veicolo e quindi la possibilità di affacciarci, di interagire con i nostri espositori parlando esattamente la lingua del loro business. Quindi supporto al cliente a 360 gradi attraverso l'allestimento, attraverso l'elettrico e quindi rispondendo alle esigenze di transizione energetica. E per il 2025 quali potrebbero essere i futuri obiettivi? Questa è una domanda molto interessante. Intanto cerchiamo di capire anche noi il mercato come evolverà effettivamente. Partendo dalla prima parte della domanda, cioè appunto l'allestimento e la capacità di offrire dei servizi ai nostri clienti, non dimentichiamoci che oltre alla parte vendita, quindi la possibilità di offrire veicoli ormai ricchi e tecnologicamente molto avanzati, c'è anche l'aspetto del post vendita. Noi siamo molto attenti a mantenere un livello di servizio che deve essere in linea proprio con i professionisti che del fermo macchina devono fare a meno o comunque devono limitarlo il più possibile. Riguardo il 2025 c'è una grossa novità che è quella legata alla media di emissioni che ogni costruttore deve rispettare. Quindi il mondo dell'elettrico, nel caso dei veicoli commerciali, diventa determinante, quindi non più soltanto strategico ma determinante. Infatti Fiat Professional ha elettrificato la sua intera gamma sin ormai da diverso tempo e quindi sia il Doblò, sia lo Scudo, sia il Ducato mantengono le stesse volumetrie alloggiando le batterie sul fondo per quindi conferire anche un equilibrio del veicolo e una sicurezza superiore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire per quanto possibile dare una continuità di business ai nostri clienti, quindi poter inflottare un veicolo elettrico per continuare a svolgere il proprio lavoro senza differenze tra quello che faceva con il veicolo termico. Quindi noi siamo molto confidenti che l'offerta di prodotto ormai è tecnologicamente molto avanzata, l'aumento anche delle infrastrutture che stiamo registrando anche sul territorio italiano possano entrambe far sì che la domanda riesca davvero a generare quei numeri che non solo per una performance ma anche per un tema di rispetto ambientale noi ci attendiamo. Grazie mille. Grazie a lei.